strutture pisane per l'accoglienza dei migranti. I tunisini sul territorio pisano, nel comune di San Giuliano Terme, ma a San Rossore, nella struttura di Piaggerta, recentemente ristrutturata per un valore di 1.200.000 euro. Ad accoglierli la protezione civile e volontari della regione toscana. Italia, Francia. Italia. Non, allora, je viens en Italie pour travailler, parce que c'est quoi, però ancora non c'è bisogno di fare douche, fai tutto. Sai perché un mezzo e mezzo senza douche, senza pulire niente. Rimanere in Italia o Francia? No, forse Italia. In Italia voi? Italia, sì. A lavorare? Sì. Come mai siete venuti via dalla Tunisia, che c'era stato un cambiamento politico, ma siete scappati, come mai? Per una sola, quelle politiche no. No. Scusa, no. Scappati per problemi di lavoro oppure per... Problemi di lavoro, certo, che allora già presidente che scappa non c'è lavoro. Abbiamo circa 18-20 volontari che sono impegnati attualmente sull'accoglienza. Profughi sono una quarantina, i volontari si stanno impegnando per l'organizzazione e la logistica, quindi il problema mensa, che chiaramente usufruiamo di un catering, quindi a mensa e attraverso il catering. Sono pasti convenzionati con criterio islamico, quindi nel pieno rispetto anche dei loro usi, più i volontari si impegnano per quello che può essere registrazione e le varie attività che ci sono qui. Più l'impegno che noi cerchiamo di fare è di ottenere quello di coinvolgere al massimo gli ospiti nella gestione dei vari servizi, quindi impegnarli per quelle che sono le pulizie insieme a noi, per quelle che sono la gestione della mensa, chiamiamola mensa, comunque del giorno, del refettorio del giorno e di altro che c'è. Presente anche il sindaco di San Giuliano Terme, che ben volentieri offre l'accoglienza ai tunisini, ma è molto preoccupato. Perché noi siamo d'accordissimo con quella che è la politica che sta portando avanti il presidente Rossi, che sia una risposta efficace rispetto a un problema grande. C'è un'emergenza, lo sappiamo, ognuno deve fare la propria parte, San Giuliano farà la sua parte come la sta facendo il parco. Chiediamo che devono esserci delle indicazioni da parte dell'altro del governo centrale che siano chiare, in modo tale che ognuno possa fare la propria parte, e soprattutto chiediamo che in qualche modo in prospettiva queste strutture, che erano state lungo un percorso importante, recuperate, ristrutturate per andare a soddisfare i bisogni che erano di persone disabili, abbiano poi alla fine di questa emergenza le finalità, possano ricoprire le finalità per cui erano state ristrutturate. Quindi la nostra preoccupazione è questa e vediamo ora come porteremo avanti questa emergenza in pieno accordo con tutte le forze dell'ordine. Tutte le forze impegnate, ovvero la Polizia Municipale. Certamente, credo che anche da questo punto di vista è un altro elemento di criticità, perché non è che il corpo di Polizia Municipale sia, diciamo, che abbondi di energie, però di comune accordo con le altre forze dell'ordine anche loro faranno la loro parte.